Eccoci con coach Alberto Matassini per presentare la prossima sfida dell'Infofema Civitanova Marche contro la Maddalena Vision Palermo. Coach, una partita sicuramente importante per la FEBA per cercare di cancellare gli ultimi passi falsi contro un avversario che, diciamo, magari sulla carta può essere abbordabile, può sembrare anzi abbordabile, però ecco, spesso sono queste le partite che nascondono più insidie, perché se non si approcciano nella giusta maniera si rischia di complicarsi abbastanza la vita. Però è vero che la FEBA vuole rifarsi e vuole cercare di vincere per tornare a correre in classifica. Sì, è evidente che visto il momento la partita diventa una partita difficile, importante, e quindi va affrontata sicuramente in maniera opposta rispetto alle ultime. Senza niente levare a Palermo, che comunque è una squadra che rispettiamo e una società che rispettiamo, che è stata estremamente ospitale quando siamo scesi qualche mese fa. Questa settimana guarderemo tante cose e sarà soltanto una delle ultime cose quello che fanno loro e chi sono loro. Noi abbiamo bisogno di ritrovare noi stesse, perché abbiamo visto durante l'anno che quando noi siamo noi stesse conta meno chi sono gli altri, e quindi noi abbiamo bisogno di ritrovare noi stesse, abbiamo bisogno di concentrarci su noi stesse, e poi sabato, quando arriverà Palermo, affronteremo Palermo al 100% della concentrazione, del rispetto, come facciamo proviamo a fare ogni partita. C'è una cosa che tengo a dire: ormai sono 2 mesi e mezzo che ogni settimana noi diciamo e scriviamo della nostra speranza di sciogliere questo mistero circa l'infortunio di Veronica e di poterla rimettere in campo. Ecco, io vorrei chiarire in realtà che però Veronica è fuori a tempo indeterminato, e quindi questa squadra deve proseguire il proprio percorso senza pensare a un eventuale recupero di Veronica. Veronica, appena potrà giocare, sarà la prima a scendere in campo, e questo ci serve anche per evitare delle cose che io all'inizio notavo meno, poi adesso le noto molto di più, perché è naturale tirare un sospiro di sollievo quando arriva la squadra ospite e manca la migliore giocatrice. Però devo dire che diventa anche abbastanza fastidioso da quest'altra parte, e se è fastidioso per me, che sono soltanto l'allenatore, immagino che Veronica, che invece sta vivendo in prima persona questa situazione di difficoltà, provi addirittura dolore nel vedere certe situazioni nei palazzetti in cui andiamo. Quindi Veronica è fuori a tempo indeterminato, la FEBA sta tornando ad avere fame, ci siamo guardati sulla faccia, siamo pronti per ricominciare, e ricominceremo da sabato con Palermo.